Mi chiedevo voi quante partite a Pac-Man avete fatto e perché io oggi faccio un video in pigiama. Sono diventato talmente importante su YouTube da permettere di fare un video in pigiama? No. Oggi vi racconto la storia di Pac-Man. Sigla. Benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Oggi vi porto un baluardo del mondo dei videogiochi, Pac-Man. Io reputo che esistono solo due tipi di persone al mondo. Quelli che hanno giocato almeno una volta nella loro vita a Pac-Man e quelli che mentono. Prima di cominciare vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da rimanere aggiornati sugli altri video che pubblicherò. E se non è troppo chiedere, seguitemi anche su Instagram. Diciamo che mi sono recentemente deboomerizzato e mi sono iscritto anch'io a Instagram. Pac-Man nasce dall'idea di quest'uomo, un certo Toru Iwatani. Siamo nel 1980 e Toru, che lavorava per la Namco, voleva creare un gioco che fosse diverso da quelli che c'erano all'epoca. Ricordiamo che all'epoca andavano in voga titoli come Space Invaders, Asteroid e Pong. Per l'epoca erano dei giochi favolosi. E allora il giovane Toru ebbe questa idea di piazzare un omino all'interno di un labirinto a mangiare pillole, inseguito da quattro fantasmini, Blinky, Pinky, Inky e il piccolo Clyde. Il gameplay era piuttosto semplice, il giocatore doveva consumare tutte le pillole messe all'interno del labirinto, senza però farsi catturare dai quattro fantasmi. All'interno del labirinto erano poste quattro di quelle che vengono chiamate in inglese Power Pills, ovvero queste pillole che una volta immangiate da Pac-Man veniva conferito ai fantasmi un 10 secondi di vulnerabilità con cui Pac-Man poteva mangiarseli. Però non scomparivano dal gioco, dopo un po' rispuntavano perché andavano nella parte centrale da dove loro spuntavano. E insomma questo era il gameplay, mangia pillole, ogni tanto spunta un frutto, mangia le power pill, insegui i fantasmi, fatti inseguire dei fantasmi. Superato un livello, si andava all'altro livello successivo che era esattamente uguale. Quello che cambiava di livello a livello era semplicemente la stronzaggine dei fantasmi. Perfetto, adesso che ho fatto questo excursus su quello che è Pac-Man, ancora non ho risposto alla domanda principale. Ma perché era così famoso? Cioè, un omino in un labirinto e tutti ne erano innamorati. Toru, quando voleva ideare questo gioco, si rese conto di una cosa. Che i giochi dell'epoca erano piuttosto violenti. Non c'erano, diciamo, immagini di sangue, però tipo Space Invaders, tu dovevi distruggere i nemici. Asteroids, dovevi distruggere asteroidi. Molti titoli erano considerati piuttosto violenti. E lui ebbe l'idea di fare un gioco quanto più inclusivo e family friendly possibile. E quindi lui prese questo omino, che ha la forma di una pizza, a cui è stata sottratta una fettina, e lo piazza in questo labirinto inseguito da questi quattro fantasmi. Ma cosa lo rende family friendly? Semplice, non è violento. Quindi tutti erano invogliati a giocare a Pac-Man. Ragazzi, ragazze, papà, cugini, compare, nipote, tutto pare. Tre zii, cugini, parente, compare, nipote. Pac-Man fu il primo gioco dove il giocatore, anziché di comandare un'astronave o un altro oggetto, comandava un personaggio. E comandava un personaggio che mangiava. Quindi il giocatore simpatizzava per il personaggio, si immedesimava e quindi si sentiva parte del gioco. Non era più un'astronave o una racchetta da tennis, che poi era un rettangolino, ma facciamo finta che è una racchetta di tennis. Quindi se ami mangiare, ami Pac-Man. Questa trovata funzionò e infatti tutti giocavano a Pac-Man. Ma era solo questa la caratteristica che rendeva Pac-Man fruibile a tutti? No! Erano anche i colori con cui fu programmato. Lo so che adesso può sembrare banale i colori, ma all'epoca era una rivoluzione. Cioè Pac-Man rivoluzionò il mondo. Un giocatore che comanda un personaggio in un mondo colorato, belle musiche, per l'epoca erano belle musiche, e le persone non potevano più fare a meno di Pac-Man. Tant'è vero che tutti volevano Pac-Man, sempre. E quindi, per questo motivo, fu creato un merchandise. Scarpe, cereali, cuscini, di tutto. Io stesso ho in questo momento il pigiama di Pac-Man e l'ho comprato qualche mese fa, non 40 anni fa. Quindi, in poco tempo, Pac-Man uscì dalle sale giochi e diventò una macchina macina soldi. In tutto e per tutto. Diventò quello che è ancora ad oggi, perché ancora con Pac-Man è possibile giocarci su dispositivi mobili, sulle console, c'è ancora, è ancora in giro. Poi vennero prodotti anche dei cartoni animati, comunque, diventò un fenomeno in brevissimo tempo. Credici o no,
Questa è la storia di Pac-Man, molto breve, e quindi adesso io vi sfido a scrivere nei commenti il vostro punteggio più alto che avete fatto a Pac-Man. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina e di lasciare un mi piace. Lasciate la vostra opinione nei commenti e ci vediamo col prossimo video. Ciao!